diritti dei lavoratori sono sotto attacco in tutta Europa. In Francia il popolo scende in piazza per protestare contro la loi travail, che aumenta il precariato. In tanti paesi si protesta contro il TTIP, che vuole distruggere qualunque forma di tutela per i lavoratori europei, ma la lotta è appena all'inizio. Il futuro dei lavoratori non è nero, di più. Se da una parte le grandi corporation si danno da fare per trasformarvi in un esercito di precari senza diritti, dall'altra si stanno già attrezzando per fare a meno di voi. Per sostituirvi con degli operai che non si lamentano, che lavorano a basso costo e non prenderanno mai la tessera del sindacato. Sono i robot e sono già in mezzo a noi. La società di consulenza internazionale Roland Berger ha appena pubblicato uno studio dedicato all'utilizzo dei robot nel settore della logistica. Sentite che cosa dice. Oggi un lavoratore umano europeo costa alle aziende tra i 14 e i 15 euro. Un robot, invece, costa fra i 18 e i 20 euro all'ora. Quindi nel 2016 un uomo è ancora più conveniente di una macchina, soprattutto se l'uomo è un precario senza tutele. Ma sapete che cosa succederà fra 4 anni? Succederà che i prezzi dei robot da impiegare nelle fabbriche continueranno a scendere. Così, nel 2020, un robot costerà alle aziende dell'Eurozona circa 10 euro all'ora. Il costo dei lavoratori umani, invece, è destinato a salire un pochino, almeno fino ai 19 euro l'ora. Avete capito? Fra 4 anni un robot costerà la metà di un operaio europeo. E secondo voi, con questi costi, cosa succederà agli operai? Lo spiega lo studio di Roland Berger. Nel settore della logistica, nei prossimi 10 anni si perderanno 1,5 milioni di posti di lavoro, e solo in Europa. Nel resto del mondo andrà anche peggio. Questo signore si chiama Thierry Gou. È il capo di Foxconn, la multinazionale che fabbrica i vostri iPhone. La sua azienda impiega circa 1 milione di persone e ha già avuto parecchie proteste per via delle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti gli operai. Così Thierry Gou ha avuto una grande idea. Nel 2014 ha deciso di acquistare 1 milione di robot. Immaginate che fine faranno gli operai. Oggi tutte le grandi aziende del mondo stanno puntando sulla robotica. Entro il 2020 il mercato dei robot industriali varrà 40 miliardi di dollari. Quello dei robot di consumo toccherà i 39 miliardi fra 2 anni. Questo è Paro, un robot a forma di foca che tiene compagnia agli anziani. È carino, vero? Sì. Grazie a lui non ci sarà più bisogno di operatori che lavorino nelle case di riposo. Questa, invece, è una delle prime versioni di Riba, un robot progettato dalla compagnia giapponese Tokai. Lavora negli ospedali e riesce, senza fatica, a sollevare i pazienti. Se un ospedale lo compra, può fare a meno di un bel po' di lavoratori. Credete che a perdere il posto di lavoro saranno solo operai e infermieri? Vi sbagliate. Guardate questa macchina, si chiama Sedasis e fa il lavoro di un anestesista, solo che un anestesista umano costa fra i 600 e i 2000 dollari a intervento. Sedasis costa solo 150 dollari ogni volta che viene utilizzato, ed è solo l'inizio. I robot rendono obsoleto il lavoro umano e lo stanno facendo a una velocità incredibile. Che fine faranno gli autisti e i taxisti quando ci saranno auto come la Google Car che si guidano da sole? Chi avrà più bisogno del supermercato quando saranno i droni a consegnarvi la spesa? Persino le transazioni finanziarie sono ormai gestite da macchine. Secondo Alec Ross, il celebre consulente di Obama, oltre il 50% dei lavoratori americani rischia di perdere il proprio posto di lavoro a favore di un robot nei prossimi anni. Mentre i lavoratori di tutto il mondo chiedono maggiori diritti, le multinazionali stanno già pensando di sostituirli con schiavi robot che non si lamentano e lavorano di più. Non è fantascienza, è la realtà. Fidatevi di nessuno.